È con grande gioia che possiamo comunicarvi che Gabriele non solo ha trovato il suo gemello genetico, ma che ha anche fatto il 12 novembre il suo trapianto. Come fare a non emozionarsi di fronte ad una storia come quella del piccolo Gabriele, il bimbo di 2 anni affetto da una malattia rarissima fin dalla nascita e gemello di un'altra splendida bimba? Gabriele ne ha viste passate tante già da piccolissimo, ma con la sua forza e soprattutto con il suo carattere che lo contraddistingue, sta attraversando l'ultima fase per arrivare vittorioso al suo traguardo. Insieme a lui, i suoi genitori e familiari, che non hanno mai smesso di credere alla possibilità di guarire, ebbene, Gabri in questi ultimi giorni ha effettuato il trapianto grazie ad un angelo genetico. Ricorderete di sicuro la sua storia, nel Cilento se ne è parlato tanto e in diverse località c'è stata una maratona di solidarietà per cercare, grazie all'aiuto dell'ADMO Campania, un possibile donatore. Solo ad Agropoli furono 65 le persone che si recarono in piazza per il test di tipizzazione. La nostra redazione è felice di poter ancora una volta raccontare del piccolo Gabri Little Hero, del suo percorso, delle sue battaglie vinte e perse contro una spietata malattia. È bello poter condividere la gioia che si legge negli occhi di un papà che non ha mai smesso di crederci e che nelle sue parole, nei suoi videomessaggi, non smette mai di pensare agli altri e di incitare coloro che possono donare per salvare altre vite. L'invito nostro è sempre lo stesso, riuscire a dare la gioia alle oltre 2000 persone che solo in Italia sono in attesa di un proprio gemello genetico. Come funziona? Se hai tra i 18 e i 35 anni, hai la possibilità di entrare all'interno del registro dei donatori di midollo osseo, chiedendo al centro di immunizzazione più vicino oppure partecipando a uno degli eventi organizzati dalle varie associazioni, ad esempio l'ADMO, che è l'associazione alla quale mi sono rivolto io per lanciare l'appello per Gabriele e alla quale in tanti avete risposto. In 65 precisamente avete risposto ad Agropoli. E detto questo, noi vi ringraziamo, però vi esortiamo a un ultimo appello, che è un ultimo messaggio che vogliamo dare, ed è quello di una consapevolezza nel dono. Cioè, fatelo, andate ad iscrivervi. Una volta che vi siete iscritti, qualora doveste ricevere la chiamata, ed è un evento veramente molto raro, rispondete subito, perché alle spalle ci sono delle famiglie e c'è una speranza che spesso non ha il tempo di aspettare. Quindi veramente vi esorto a fare una donazione consapevole e soprattutto responsabile. Con l'augurio che il piccolo Gabriele ne esca vincitore e che possa essere premiato dopo tante battaglie con il dono più bello, la libertà di vivere la sua vita da bambino, perché già troppe volte ha dovuto indossare l'uniforme di un adulto e ha dovuto lottare a denti stretti. Ora basta, è tempo di giocare e di diventare grande.